Prende a Penna Billy via il Montefeltro Film School Festival, un appuntamento ad elevato spessore culturale dedicato unicamente ai lavori dei giovani studenti di cinema di ogni latitudine. Qui di fianco a me il patron della manifestazione, Roberto Valducci. Questa manifestazione si sta proponendo proprio come un formidabile polo di attrazione delle nuove leve del cinema. Sì, perché praticamente è dedicato alle scuole del cinema. Allora, le scuole del cinema sono quanto di meglio perché cercano di fare cose originali, nuove, eccetera. Qualche volta le scuole del cinema nascono anche da attori che a fine corsa si fanno la scuola. Quindi c'è un notevole interesse per questi giovani, soprattutto i giovani che diventeranno magari i famosi registi, i famosi, cioè diventeranno il nostro futuro del cinema. Le scuole di cinema sono importanti in tutto il mondo, ci sono molte correnti di pensiero, c'è chi dice, come Quentin Tarantino, che è una bellissima frase, dice: io non sono mai andato ad una scuola di cinema, sono sempre andato al cinema, che sono pensieri diversi. C'è chi invece dice che le scuole di cinema servono perché cominciano appunto a lavorare sulle persone, a farle capire quelle che sono le dinamiche della narrazione cinematografica più che la tecnica. Quello che è importante, io che ho fatto una scuola di cinema, per me sono invece gli incontri che avvengono quando fai una scuola di cinema, e in questi incontri ti possono cambiare la vita, perché a volte anche facendo della didattica, incontrando delle persone che appartengono al corpo docente, augurandoci che quelle persone del corpo docente siano dei professionisti attivi, ci sono delle possibilità per aggregarsi poi a delle produzioni che altrimenti sarebbe impossibile raggiungere. È davvero un terreno importantissimo su cui l'Italia può fare molto. Noi stiamo immaginando di destinare una parte delle risorse anche del FUS in particolare ai giovani talenti, l'abbiamo già fatto quest'anno, e alle scuole di cinema. Peraltro il Parlamento ha appena approvato una norma importante, attesa da molti anni, su proposta nostra, che prevede un percorso particolare per avere l'equipollenza del titolo per le scuole che fanno riferimento ai beni culturali, quindi cinema, musica, arte, sono molte istituzioni importanti che fanno un lavoro formidabile che non avevano il riconoscimento del titolo, a cominciare dal Centro Sperimentale di Cinematografia o dalla Scuola Civica di Milano, e quindi il fatto di avere introdotto questo percorso consentirà finalmente di avere l'equipollenza, e i ragazzi che studiano in queste scuole, oltre al fatto di essersi arricchiti professionalmente, avranno un titolo da spendere anche nei rapporti e nelle relazioni internazionali.